Amici sportivi, buonasera. Tra pochissimo andremo in onda con Anteprima Sport. Tra gli ospiti il tecnico del Lanciano Fabrizio Castori a commentare il recupero infrasettimanale con la Rondinella, ma anche per parlare soprattutto del derby di domenica prossima, di vitale importanza per il futuro del campionato, sia per il Lanciano che per il Teramo, nel campionato di Serie C2 Girone B. Se volete intervenire, 0872 44 744. Tra poco ad Anteprima Sport. Bene, amici sportivi, andiamo ad aprire questa trasmissione del venerdì di Anteprima Sport. Come sempre parliamo di Serie C2, del Lanciano in particolare. Ne parleremo in ampia sintesi con il tecnico Fabrizio Castori, che ringraziamo di essere intervenuto, ospite speciale di questa trasmissione. Oltre a lui abbiamo anche Pietro Giancristofaro, che torna a trovarci dopo un paio di settimane. Per la prima volta quest'anno il collega di Radio Delta 1, Mario Flacco. Con lui parleremo soprattutto della gara di mercoledì che abbiamo visto insieme, seguito anche per la radio, e con Pietro invece parleremo della gara precedente con la Maceratese, visto che non ha seguito la gara di mercoledì. Naturalmente vedremo anche il servizio su questa gara, Lanciano-Rondinella, ma innanzitutto volevo chiedere a Fabrizio Castori se questa sconfitta dal punto di vista psicologico, una domanda che già gli feci mercoledì, cambia qualcosa nei programmi del Lanciano. Intanto buonasera a tutti. Buonasera, mister. La sconfitta non è che cambia qualcosa sotto l'aspetto psicologico, semmai sotto l'aspetto della classifica. Una sconfitta sicuramente inaspettata, dolorosa, però nel calcio bisogna guardare avanti perché ci può stare anche di perdere una partita. Noi l'abbiamo fatto dopo 14 risultati consecutivi, in un momento anche di difficoltà oggettiva per alcune assenze importanti. Quindi magari anche se in questo momento avremmo preferito giocare al completo per piazzare lo sprint finale, ci vediamo costretti a rincorrere una meta che magari potevamo raggiungere nella maniera in cui fossimo riusciti a mantenere magari l'organico al meglio della disponibilità. Però nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, nel bene o nel male, guardiamo avanti, indietro non si può tornare e cerchiamo di fare il nostro dovere per queste ultime 3 gare in modo poi da tirare le somme quando il campionato sarà finito, magari sperando che il nostro passo falso sia imitato anche da qualcun altro delle nostre antagoniste. Obiettivamente lei è fiducioso per il prosieguo, magari nell'aggancio ci sono minori possibilità, ma almeno di un approdo ai playoff con una posizione di vantaggio rispetto alle altre. Io sono fiducioso che intanto noi dobbiamo finire il campionato e poi le somme le tireremo alla fine. Siamo già nei playoff, che era l'obiettivo dichiarato di inizio stagione, lo abbiamo fatto con 4 domeniche anticipo e questo significa anche che abbiamo centrato l'obiettivo, garantirsi la migliore posizione in classifica possibile e eventualmente darà un vantaggio dovessimo andare ai playoff per giocarceli al meglio, però non disperiamo di poter ancora agganciare i rimini perché nel calcio non bisogna dare mai niente di scontato, quindi speriamo fiduciosi che oltre a fare il nostro dovere vengano anche dei risultati, delle notizie buone anche dagli altri campi, visto che anche Rimini secondo me ha delle partite che comunque le deve giocare. Mario, volevi fare qualche Sì, domanda tecnica? ecco, ipoteticamente nel caso in cui Lanciano dovesse acquisire 7 punti nelle prossime 3 gare, cosa anche probabile, andrebbe a 61 punti. A 61 punti potrebbe terminare anche il Chieti, che ha un calendario più favorevole del Lanciano, e se così fosse potrebbe terminare a 61 punti anche il Rimini. Quindi questo significherebbe, per il fatto che gli scontri diretti sono a vantaggio del Rimini, vincerebbe il Rimini il torneo. Però quindi poi ci sarebbe il playoff che sicuramente potrebbe avvantaggiare voi nel giocare magari con il Prato e non con il Teramo o con il Chieti. Sei d'accordo su questa puntualizzazione analitica, se vogliamo? E speriamo che fosse così. Io le tabelle non le ho mai fatte, non le ho fatte prima, non le faccio adesso, perché nel calcio se uno fosse capace di azzeccare le tabelle, secondo me dovrebbe giocare la schedina perché avrebbe anche di che guadagnarne. Io dico che bisogna vivere il campionato alla giornata, domenica dopo domenica, ricavare il massimo da ogni situazione e poi anche in questo punto sperare che Rimini inciampi perché noi sappiamo che se arriviamo a pari punti passeranno loro. Arrivare a pari punti con il Chieti avvantaggerebbe noi per i risultati acquisiti sui scontri Quindi diretti. sareste secondo. Sì, però
diciamo, ecco, noi più che pensare a fare il nostro dovere è cercare di cavare il massimo. Come poi la seconda affronterà la quinta. Sì, però ai playoff è importante garantirsi il migliore risultato possibile, perché al di là della scelta dell'avversario, che comunque è una squadra che arriva a fare le prime 5, ma più che psicologico, con del fattore che possono bastare due pareggi in caso di finale, perché quest'anno mi sembra che sia stata abolita la finale unica, ci sono due partite di andata e ritorno, però è chiaro che la migliore classifica dà il vantaggio di poter pareggiare a chi ha occupato la migliore classifica in campionato. Quindi, a parte la scelta dell'avversario, che secondo me a quel punto l'una vale l'altra, è importante garantirsi una buona posizione di classifica, appunto per il vantaggio di ottenere, di poter usufruire di due risultati su tre. Comunque l'ideale sarebbe che una delle abruzzese vincesse senza ricorrere a questi estenuanti supplementari dei playoff. Io una delle abruzzese, non è che sto a fare una distinzione con regionale, perché mi interessa il Lanciano, con tutto rispetto alla stima per il Chieti e Teramo, noi tiriamo perché quella abruzzese magari sia il Lanciano, poi quello che sarà si vedrà, insomma. Bene, adesso sentiamo, scusami Pietro, sentiamo chi ha il telefono. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Franco da Lanciano. Buonasera Franco. Saluto a tutti gli ospiti e in particolare al mister, al quale volevo ringraziare per aver raggiunto l'obiettivo prefisso con 4 giornate d'anticipo, e a questo ci aveva abituato già in interregionale, che ci ha permesso di vincere il campionato con largo margine e molto anticipo. Quindi diciamo che è una regola per mister Castori raggiungere gli obiettivi in anticipo. Per quello che verrà siamo ansiosi e in bocca al lupo. Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, adesso io, prima di far intervenire anche Pietro, vorrei rivedere insieme ai nostri ospiti l'incontro Lanciano-Rondinello, almeno le fasi salienti della gara, così analizzeremo ancora meglio questa sconfitta del Lanciano. In un bel pomeriggio primaverile, il Lanciano recupera la gara di campionato in programma il 14 aprile scorso e rinviata a causa di una improvvisa nevicata fuori stagione. L'imperativo per la truppa di Castori è la vittoria, unico risultato utile ai rossoneri per riconquistare la vetta della classifica persa 3 giorni prima a vantaggio del Rimini. Nonostante il divario tecnico tra le due formazioni, destano preoccupazione le numerose defezioni in casa frentana. Mister Castori infatti deve rinunciare agli acciaccati Leone, Nunziato, Sorrentino, Cau e La Barba. Romairone e Cognigni vengono lasciati in panchina, al loro posto scendono in campo Ranalli e Giulio Dori. La Rondinella appare tutt'altro che rinunciataria e l'incontro sin dalle prime battute è caratterizzato dal nervosismo a fior di pelle. L'arbitro, il signor Latella di Potenza, ha il suo bel da fare per tenere in pugno la situazione e nei primi 12 minuti estrae per 3 volte il cartellino giallo. Al 15esimo Ranalli prova ad inconearsi nell'area avversaria, ma Rocchini lo anticipa mandando la sfera in corner. Al 18esimo ottima iniziativa di Margheriti sulla sinistra, che lascia sul posto un paio di avversari e appoggia al centro per Ranalli, che chiude il triangolo con il numero 10 rossonero. Il cross al centro di quest'ultimo è per Federico, ma la conclusione di Federico non crea preoccupazione al portiere ospite Ciucci. Al 30esimo Indiveri è costretta all'uscita per anticipare la corrente Sansonetti. 2 minuti dopo il numero 1 frentano è chiamato ad un intervento agevole per neutralizzare una conclusione di Tavano dal limite. Al 33esimo botta di Margheriti su calcio piazzato. La sfera viene deviata in corner dalla barriera toscana. Al 36esimo Pestrin appoggia al centro per l'accorrente Federico, che colpisce con la nuca ma non crea problemi al ben appostato Ciucci. Al 38esimo gli ospiti vanno a bersaglio con Tavano che riceve da Sansonetti. Il suo diagonale si va a infrangere dapprima sul palo e successivamente va a gonfiare la rete dell'esterrefatto Indiveri. Nella ripresa Castori inserisce Romairone, a cui cede il posto un evanescente Cichella, nel tentativo di dare incisività al reparto avanzato. All'ottavo Ranalli schiaccia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nessun problema per la difesa toscana. 2 minuti dopo lo stesso Ranalli lascia partire una gran sciabolata che va a centrare il palo alla destra di Ciucci. Al quarto d'ora Ranalli scambia con Romairone e prova un tiro cross che si perde di poco al lato. Al 17esimo gli ospiti raddoppiano. Il neo entrato Scandurra ruba palla a Giulio Dori e appoggia al centro per il solito Tavano, che non ha alcuna difficoltà a battere Indiveri. Al 19esimo il Lanciano risponde con Margheriti, ma il tentativo della punta frentana viene neutralizzato da Ciucci. Al 26esimo ghiotta opportunità per i padroni di casa, ottimo lavoro di Tarini che in piena area si libera per il cross al centro. Federico apporta quasi sguarnita, cicca clamorosamente la sfera.
Al 31esimo Tavano dalla parte opposta prova ad impensierire Indiveri con un diagonale che si perde sul fondo. Al 35esimo Margheriti appoggia al centro per Giulio Dori, gran sciabolata di quest'ultimo e pallone che termina in rete tra il tripudio del pubblico di casa. Quando ormai i rossoneri sembravano poter riaprire le sorti della gara, arriva la doccia fredda. Azione di contropiede dei toscani con il solito Tavano che scambia il centro con Scandurra. Quest'ultimo arriva puntuale sulla sfera e non ha alcuna difficoltà a infilare Indiveri. Il terzo gol toscano taglia definitivamente le gambe ai rossoneri che terminano la gara in affanno e ormai demoralizzati. Sconfitta amara e inaspettata per la formazione di Castori che non riesce a riprendersi la vetta, complice anche un avversario, quello odierno, che è apparso tutt'altro che remissivo. Avversario tutt'altro che remissivo, dicevo nella scheda mister Castori, ma da segnalare che vedendo le immagini questo risultato di 3-1 non rispecchia quanto visto in campo. Ma io ripeto quello che ho detto a caldo, io ho visto una squadra, la nostra sicuramente è migliore rispetto a quella di Macerata, molto più aggressiva, più veloce, pimpante. Sono cambiati gli episodi che hanno determinato il corso della gara, perché noi siamo partiti bene, con molta aggressività, velocità, abbiamo trovato un avversario ostico e provocatore, dire la verità, ma comunque ognuno gioca come meglio crede. E so che nel momento nostro migliore, in cui la pressione poteva dare scaturire in un nostro gol, ci è scappato questo tiro di Tavano, che sarà il gol sicuramente della domenica, e siamo stati sicuramente condizionati da questo episodio. Poi quando abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo creato delle occasioni non concretizzate, lo stesso nel momento in cui potevamo pareggiare, poco dopo una decina di minuti, 8-9 credo, c'è stato il secondo gol e chiaramente poi lì siamo andati un po', abbiamo allentato le marcature dietro, siamo un po' scollati, abbiamo giocato con le palle lunghe e abbiamo cominciato a giocare male, anche perché ormai la Cardinella si era ritirata nella sua area di rigore. Però dico che secondo me sono stati gli episodi a determinare questo risultato e non certo i demeriti di una squadra che comunque ha lottato, si è battuta e pur con i suoi limiti ha fatto onore all'impegno fino alla fine. Poi dopo 14 risultati utili consecutivi ci può anche stare che magari arriva la giornata storta in cui puoi giocare per 2 ore di fila e non fai gol e l'avversario invece magari che ogni tiro la mette all'angolino. Pazienza. Bene. Pietro voleva parlare, scusami Pietro, c'è una telefonata, poi ti volevo far intervenire soprattutto sull'altra gara che tu hai seguito, questa invece non l'hai seguita. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera, innanzitutto un grazie di cuore al signor Castori, finalmente lo vedo, l'ho sempre richiesto nelle mie interventi. Niente, mi adotto come nonna di tutti i ragazzi della squadra. E volevo dire a loro di non fermarsi, di andare avanti. Avevo timore che il mister rimproverava questi ragazzi, invece leggendo la stampa mi sono rincuorata e devo dire grazie e bravo a questo mister, che mercoledì nero l'ho visto molto pacato nell'intervista e l'ho visto molto qualche chilo in meno, perché veramente è stata una giornata triste. I momenti no ci sono per tutti, quindi lasciamo perdere e andiamo avanti, perché chi lo sa, potrà andare avanti benissimo. Poi volevo dire che insomma che bisogna non pensare chissà, io penso che a un certo momento, quando si stringono i denti, ci si arriva, e ho visto la partita facendo le ore piccole, perché volevo vedere, hanno giocato la famosa frase dove vi porta il cuore, ma dove vi porta le gambe, perché i ragazzi si sono dati proprio in tutti i lati, hanno fatto di tutto, perciò dico a loro di andare avanti e dico ai tifosi, diamo quest'ultimo coraggio a questi ragazzi, facciamo un po' di tifo in più, andate dove vanno a Teramo, aiutiamoli, perché ci ha dato un campionato veramente di emozioni intense. Quindi come va là, hanno fatto tutto. E volevo dire anche un saluto al presidente, volevo dire che dal numero uno, dal portiere, al capitano e a tutti i ragazzi, sono tutti pezzi da 90, questo ve lo garantisco, anche se ho la mia età, però so che valgono veramente, perché giocano con tutto il corpo. Non sono quei giocatori delle grandi squadre che prendono miliardi, però lo stesso gioco, la stessa palla, le stesse gambe, non nessuno sale la vetta.
Quello è il gioco del calcio, perciò tutti i ragazzi si danno da fare. Auguri e grazie al mister che ci ha fatto questo onore. Buonasera. Buonasera signora. Posso rispondere? Sì, sì, prego. Allora io ringrazio la signora, le cui parole trasudano una sincera passione per la nostra squadra. Secondo me sono complimenti fatti col cuore, perché si sente da come parla. E allora volevo rispondere su due argomenti. Uno, che secondo me mercoledì non c'era a rimproverare la squadra, perché la squadra si è battuta al massimo del proprio impegno. A volte è normale che sono ragazzi, non si riesce ad ottenere il massimo in una gara per mille motivi. C'è anche quello che l'eccessiva generosità o anche il nervosismo porta a commettere gli errori, quindi poi a non ritrovarsi, perché di fronte alle difficoltà oggettive di una partita non tutti magari riescono poi a superarle. Però lì al massimo noi siamo stati sempre molto solidali a livello di gruppo e siamo riusciti a ottenere i risultati, anche perché abbiamo una compattezza di intenti che ci ha, secondo me, permesso di ottenere dei risultati, soprattutto prima parlando di virtù morali del gruppo, poi magari anche delle qualità tecniche. Per quanto riguarda il fatto della mia presenza in trasmissione, la ritenevo doverosa dopo un momento in cui sinceramente c'è stata una delusione palpabile e giusta anche nell'ambiente. Per quello che mi riguarda preferisco farmi vedere poco in televisione, perché il mio lavoro, secondo me, bisogna limitare le pubbliche relazioni e parlare di più sul campo, perché se poi si diventa un po', secondo me, poi si gestisce male il rapporto con i tifosi, con i mass media, eccetera. E se mi consenti di dire tutta la verità, perché mi piace dirla, e da questa trasmissione noi abbiamo ricavato spesso e volentieri una impressione negativa per come è stata condotta, per il taglio che è stato dato. Non voglio fare una polemica, però mi piace dare a Cesare quello che è di Cesare. E quindi noi non abbiamo gradito troppo la presenza in questa trasmissione, perché anche quando la squadra è stata prima in classifica è stata, secondo me, bersagliata di critiche, ma non le critiche costruttive o critiche giuste che poi si accettano e ti aiutano a formare, critiche secondo me anche gratuite, e quindi abbiamo preferito non alimentare polemiche visto il taglio che si era voluto dare a questa trasmissione. Questo giusto per dire le cose come realmente sono andate in questo campionato, senza polemiche con nessuno, però senza nemmeno ipocrisia, perché a me piace dire quello che penso a tutti, perché non ho da nascondere niente. Posso rispondere, mister? Prego. Noi abbiamo sempre cercato di avere degli ospiti che abbiano diverse opinioni. Io so a chi si riferisce, però molte volte il Lanciano è stato assente, quindi non c'è stata la controreplica, e quindi alla fine si è dato ragione all'ospite. Ma che non si tratta delle opinioni. Non si tratta di avere ragione o torto, io non parlo di ospiti, parlo di dettaglio dato alla trasmissione, perché quando si vuol colpire una squadra e si usa un mezzo televisivo, secondo me bisogna fare anche molta attenzione, perché poi si va incontro anche a delle reazioni, secondo me, esagerate nel momento in cui ci sono dei comportamenti che vengono valutati con un eccessivo con eccessiva enfasi. Usare l'enfasi è sempre una cosa pericolosa. Ne abbiamo visto qualcosa l'altro giorno, quando i nostri tifosi, in piena all'amarezza, giustamente hanno contestato la squadra. Però magari se uno avesse riflettuto un attimo, è giusto contestare la squadra, è giusto criticare, perché ognuno fa la sua parte, non sto qui a elemosinare né fiducia né tantomeno incitamento, perché io sono del parere che ognuno recita la sua parte nel calcio. Però mi sia consentito dire quello che noi pensiamo, noi Lanciano Calcio, io e i miei ragazzi abbiamo pensato di questa trasmissione, non tanto per gli ospiti, tanto per il taglio dato, come noi ci prendiamo le nostre responsabilità, è giusto che se le prenda anche chi conduce la trasmissione, perché aver parlato sempre male di questa squadra può aver creato anche un aspetto eccessivamente negativo, che poi magari a volte uno si domanda ma perché e per come succedono queste cose, e quindi chi usa i mezzi televisivi secondo me deve essere molto cauto nel lanciare giudizi, perché poi la televisione ascoltano tutti. Noi abbiamo preferito il silenzio, stasera non era più il momento di tacere, ma non voglio fare polemica, preferisco solo fare chiarezza. No, io posso aggiungere una cosa, se qualcuno ha delle registrazioni di queste trasmissioni, se in qualche occasione io personalmente ho criticato il Lanciano, sfido chiunque a portare queste registrazioni. Se gli ospiti poi esprimono delle loro opinioni, come ha visto, non sono trasmissioni preparate, arrivano tutte alle 21, non ci prepariamo mai le domande, quindi non sono mai precostituite le domande. Io speravo che fosse accettata in maniera serena questa mia critica, perché non abbiamo accettato noi. Per smentire queste critiche che ormai vanno avanti da 4 anni,
che Telemax è una televisione che va contro il Lanciano, non vediamo ancora il motivo per la quale una televisione di Lanciano abbia dei vantaggi come si dice, a gufare il Lanciano. Io non ho parlato di gufi, ho parlato di creare delle critiche gratuite. Sfido chiunque a trovare delle registrazioni mie, personali, nelle quali io faccio delle critiche a Lanciano. Cerco di raccontare sempre la verità. È una sfida che potete raccogliere chiunque. Portatemi queste registrazioni. Pietro, allora parliamo... Senza dubbio diciamo sì. Che la società si era prefissata all'inizio di questo campionato di raggiungere un obiettivo, almeno per i play-off, di fare un grandissimo campionato, di fare disputare almeno i play-off di questo girone che anche dall'inizio della stagione si pensava che Lanciano venga inserito in questo girone, e così è stato, e alla fine la società ha fatto un programma di puntare molto ai play-off, di disputare un grandissimo campionato. Poi se veniva il primo posto, che tuttora ancora in lizza per il primo posto, è tutto riguadagnato, ma almeno i play-off. E obiettivo raggiunto, a 3 partite dalla fine, la quarta era quella per Rondinella, ma già era quasi a Macerata, era quasi raggiunto, diciamo, i play-off. Però tornando indietro della partita di Macerata, noi stavamo credendo anche a una promozione in C1, dopo il derby di Chieti, col Chieti che abbiamo vinto, io stesso ho detto in cui trasmissioni Lanciano vola verso la C1, perché ci credevamo. Il Lanciano aveva acquistato una certa mentalità vincente, giocava sempre al massimo, raccoglieva punti, faceva divertire il pubblico entusiasta, veramente era grande, in delirio, perché la partita del Chieti il mister Castori ha vinto sia all'andata che al ritorno con l'Inchieti, insomma è veramente alla grande quella partita, e stavamo veramente disputando, ci credevamo, la partita importantissima a Macerata con la Rondinella che dovevamo recuperare. Allora queste due partite per noi lancianesi, per i tifosi, era da considerarsi due partite importantissime per il rilancio del Lanciano in C1, per la vittoria finale, perché se il Lanciano vinceva a Macerata e subito dopo il recupero con Rondinella, insomma eravamo a 4 punti se non sbaglio dal secondo, dal Rimini, insomma alla fine pubblico in delirio a Macerata, 500 spettatori lancianesi, sembrava di giocare in casa, perché il pubblico così, poi a Macerata c'era lo sciopero del pubblico, problemi societari, contestazioni varie, però il pubblico lancianese, io sono stato a Macerata contentissimo di arrivare a Macerata, di fare il tifo e di vincere, cioè ero convinto che si potesse vincere a Macerata, anche se la partita era difficilissima, la maceratese lotta per evitare l'ultimo posto e per evitare anche play-out, in lotta per salvarsi perlomeno in zona play-out, però ho visto un Lanciano, probabilmente io sono stato anche a Faenza, secondo me forse a Faenza il Lanciano ci ha creduto di più. Io ho visto un Lanciano nel primo tempo che ha cercato di avere il gol, anche bene, cioè ha vinto la partita, è passato in vantaggio, forse il problema del Lanciano è che non è riuscito a passare in vantaggio dall'inizio a Macerata, questo ha creato dei problemi, perché se riusciva a passare in vantaggio vinceva a largo margine. Poi un po' di nervosismo, un po' perché non è riuscito a fare gol, ha creato due buone occasioni a Macerata, come aveva fatto a Faenza, però è riuscito a mantenere a Faenza e vincere la partita, a Macerata poi non è passato in vantaggio, un po' per sfortuna, un po' per, anche sappiamo che gli infortuni ci stanno decimando in queste partite, la mancanza di Leone, la mancanza di Cavo non al 100%, la mancanza di squalificati con la Vitto, insomma abbiamo avuto dei problemi enormi. Poi nel secondo tempo all'inizio del secondo tempo ho visto una squadra un po', non lo so, la maceratese è venuta alla grande con l'inserimento di questo ragazzo di 82, classe 82, Tomassini di Macerata, che era entrato al 30° del primo tempo, ci ha creato dei problemi enormi in difesa, con la sua velocità, con la sua rapidità, ha messo in difficoltà la difesa del Lanciano, creando 2-3 palle gol, e poi passando in vantaggio con un'incertezza della difesa, e poi da lì Lanciano ha avuto una reazione, ha cercato anche poi ha giocato con la difesa a 3, anche subendo probabilmente anche il secondo gol che era nell'aria, cioè poi Indivere ha compiuto 2 buone parate. Poi è venuto il Lanciano di colpo, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ha giocato il Lanciano, ha cercato la via del gol, come aveva fatto sempre in partite che io avevo seguito, San Marino, Imolese, Gubbio in casa, con la Maceratese in casa, no, Viareggio, Lanciano è venuto alla grande, il carattere del Lanciano si è visto ancora una volta a Macerata. Poi Di Loreto con i suoi 7 gol ha contribuito, ha totalizzato 10 punti per il Lanciano con i suoi 7 gol, di cui 6 di testa. Con l'ingresso di Loreto è stato veramente la grande, però forse per noi questo pareggio, io credevo alla vittoria, noi credevamo alla vittoria,
Sì, è un risultato preso per i denti alla fine, però noi volevamo la vittoria. Insomma, io voglio chiedere a mister, forse facendo un paragone con Faenza, perché anche a Faenza era importante vincere per avvicinarsi alla vetta. Noi siamo partiti per Faenza per dire qui Lanciano deve vincere perché per avvicinarsi sempre di più alla vetta, e ha vinto. A Macerata la stessa cosa. Io voglio chiedere come mai, non lo so se mi posso sbagliare, a Faenza ho visto una squadra più cattiva, è entrata in campo nel primo tempo decisa su tutti i palloni, di passare in vantaggio, di vincere l'incontro già dal primo tempo. Forse questo problema ha creato, non so, non siamo riusciti a segnare. Prima della risposta del mister, vedo che parecchi telespettatori stanno in attesa da tempo al telefono, stasera purtroppo avremo spazio minore per le telefonate. Prima la telefonata e poi la risposta di mister Castoli. Pronto? Pronto? Sì, può abbassare il volume. Esatto, un secondo, chiedo scusa. Sì, prego. Un attimo che c'è un problema. Sì, sì, adesso. Sì, chiamo da Pescara. Sì. Senti, io sono un tifoso del Pescara abbonato da 4 anni, no? Sì. Io volevo dare gli auguri a Lanciano. Sì. Speriamo che vada in C1, questo è un auguro particolare. E le parlo da un tifoso che di una squadra che ha fatto 30 Serie B, Pescara e 6 Serie A, non è che... Quindi mi auguro che il prossimo anno ci... noi da parte nostra sicuramente siamo già in C1, questo è poco per sicuro. Purtroppo. Esatto, dopo tanti anni. Mi auguro che Lanciano, e io gli faccio tutti gli auguri possibili, anche il signor Castori, che è una persona molto posata e seria, come poche persone. Io parlo da esterno, Sì, sì, quindi sì. Auguri a Lanciano e speriamo di vederci prossimo anno. Questo è il mio massimo auguro che possa fare, va bene? Bene, grazie. Sì. Ecco, volevo finire, cosa è mancato a Lanciano, a Macerata? Cioè noi volevamo vincere, Lanciano aveva le possibilità, tutte le credenziali, da capolista. Cioè, siamo tornati forse col pareggio anche meritato alla fine. Però, insomma, forse non lo so, ecco, vorrei sentiamo una spiegazione del mister di questa partita strana per noi vista dal... Allora, intanto ti volevo rispondere sul cappello che hai fatto al discorso. Quando parli di campionato che noi credevamo nel primo posto, adesso andiamo ai playoff. No, diciamo che nel finale, no. Comunque... All'inizio nel playoff. D'accordo. Adesso... Nel finale si credeva, perché adesso... eravamo avvicinati alla vetta, insomma. Allora io volevo dire, visto che la matematica non c'è ancora condannato, semmai rimandarlo quando lo avrà fatto, perché finché c'è vita c'è speranza, noi speriamo comunque di poter recuperare quanto perduto. Per quanto riguarda la partita di Macerata, sicuramente ha influito anche la sosta, perché stare una settimana senza giocare può aver tolto un po' di smalto nelle gambe degli atleti. E poi abbiamo trovato comunque sia un avversario motivatissimo, perché al di là di quello che era stata la presentazione un po' in copertina, questa era una partita difficilissima, ma io lo sapevo perché vivo da quelle parti, e anche se era stato cercato un po' di buttare un po' di cortina fumogena sul fatto che avevano perso le ultime due partite, poteva per ammorbidire un po' le nostre motivazioni. Sicuramente ha influito il fatto che noi eravamo fermi da 2 settimane, cioè la domenica prima non avevamo giocato. Preso il gol ci siamo complicati la vita, perché il golletto noi potevamo sempre farlo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo mettendo l'avversario alle corde senza concretizzare. E quando purtroppo non si concretizza, poi l'avversario si ridesta, si mentalizza per una nuova situazione e reagisce. Poi noi abbiamo perso un po' di continuità nel proseguire i nostri attacchi. E lì effettivamente siamo un po' mancati, c'è stato un momento in cui la squadra non ha saputo giocare con quella personalità che avrebbe dovuto, e sono pienamente d'accordo su questo. Poi alla fine c'è stato il solito assalto finale, generoso sotto tutti i profili, con a pieno organico, e abbiamo almeno saputo rimediare a una partita che comunque era già difficile prima che si giocasse. Bene, volevo far intervenire Mario Flacco, ma c'è la pubblicità. Purtroppo, ecco, un consiglio a chi si sta prenotando per telefonare, chiamate fra un po', altrimenti sarete costretti a lunghe attese. Adesso linea alla regia e poi Mario Flacco. Bene, siamo tornati in diretta. Tra poco daremo ancora spazio alle vostre telefonate. Questa sera purtroppo un po' di pazienza, perché mister Castori è logicamente molto richiesto da voi. Ma volevo far intervenire Mario Flacco. Non so adesso che cosa volevi dire. Io ti volevo chiedere sulla Rondinella. La gara con la Rondinella che abbiamo visto insieme e seguito per la radio. Volevo chiedere una cosa al mister. Sì. Premetto che ho una grande stima di Castori, perché l'ho avuto modo di apprezzarlo sia quando ha allenato il Lanciano
nel campionato nazionale dilettanti, soprattutto per quello che sta facendo quest'anno nel Lanciano Calcio. Ritornando al match di Macerata, io chiedo questo, non era, con il senno di poi è facile fare queste domande, però non si poteva risparmiare Leone, che già aveva dei problemi fisici, per magari utilizzarlo in queste ultime partite, visto che ormai la gara era un po' compromessa lì a Macerata? Mi ha fatto una domanda che ci tenevo, che, insomma, di parlarne. Intanto Luca è stato fatto visitare da due o tre, diciamo, medici di fiducia. Fermo restando che il suo problema non è risolvibile con una settimana, due o tre in più di riposo, ma bensì con magari, ecco, un particolare periodo abbastanza lungo, o perlomeno convivere con questa situazione, diciamo, un po' dolorosa per lui, ma che non gli avrebbe precluso comunque un utilizzo. Sapendo che per noi era importante, come diciamo, ecco, ci tenevo a dire io prima, confermando il discorso che mi ha fatto lui, no? Sull'importanza di vincere a Macerata, perché io sapevo che era fondamentale quella vittoria lì. Noi abbiamo cercato di giocarci le nostre carte, che in quel momento ritenevamo che fossero le migliori. Poi magari, ecco, si poteva anche vedere la riuscita, diciamo, di questa scelta dopo la partita, se avesse creato dei problemi, perché noi l'abbiamo mandato da più specialisti e tutti ci hanno detto che avrebbe potuto giocare con un bendaggio particolare. L'unico problema era la convivenza sua col dolore. Evidentemente il dolore per Luca è stato abbastanza forte, che ci ha consigliato di fermarlo, ma non ha causato questo stop nessun tipo di prolungamento della... Voglio dire, Luca non sarebbe guarito per ieri o per domenica prossima. Ha bisogno di non dire, sto a dare delle spiegazioni tecniche che nemmeno conosco a livello medico, però ha bisogno di tempi un po' più lunghi, però facendo un certo tipo di lavoro muscolare potrebbe sopperire a questa mancanza di lassità al collaterale del ginocchio, che potrebbe permettere comunque di scendere in campo, convivendo col dolore. Bene, torniamo al telefono. Pronto? Sì. Buonasera, chi parla? Buonasera. Colgo l'occasione per togliermi la maschera dell'indifferenza. Sì. Sono un incallito di sempre, non sì, di adesso, del Lanciano Calcio. Sì. E non io gradirei in questo momento declamare alcuni versi. La prego, sia rapido, perché il tempo... è rapido, però ho tempo di poter respirare. Quindi allora mi ascoltino, sperando che la tempesta porti seco il sereno. A tutti il buonasera. Mi tocca il cuore come quello di un leone, ma non finisce con malore, ma tutto con ardore. A te, presidente di alto valore, abbi fede nell'allenatore, eroe di grande educatore, che sa cadere e poi continuare ancora. Il cammino ancora incerto, con il bottino quasi certo. A te, tifoso di poca fede, manca un po' di speranza, ma se il fato ancor vorrà, sempre di più ci stringerà. Presidente, con duro dente, cerca di spegnere la fiamma di tanta gente con la mente e il reggimento. Fidiamo sempre in te, grande allenatore. Il tuo nome, Castori, resterà sempre nei nostri cuori. Lanciano ti ricorderà con amore e simpatia. Per l'attaccamento al pallone resterai in ogni cuore. Paese me, paese dolce fiore, con grande ardore ti saluto e vado via con delusione e malinconia. Vinci guerra. Bene, grazie, buonasera. È tardi purtroppo, speravo fosse più breve. Comunque carina la poesia
dedicata al Lanciano e anche al mister Castori. Mario, allora, vogliamo parlare della Rondinella e poi parleremo del Teramo. Rapidamente, vi prego e vi ringrazio. Due battute con mister Castori, che ho avuto modo di intervistare nel dopo partita subito a caldo per la nostra radio, Radio Delta 1, il quale subito mi ha stoppato dicendo che io avevo visto un'altra partita. Probabilmente il momento era di amarezza, sicuramente, perché non poteva essere che così, visto che oggettivamente io ho visto quella partita, stavo dicendo che il Lanciano ha giocato sottotono, nel senso che ha giocato probabilmente più con il cuore che con la mente, soprattutto non ha effettuato quelle giocate di qualità che sa fare, che ha saputo fare fino a perché si è vista pure, è un'azione da manuale, nell'occasione in cui il numero 7 ha praticamente sbagliato la conclusione con quel tiro telefonato. Parlo di Federico, se bloccava il risultato probabilmente oggi stavamo a parlare di una vittoria sicura. Poi lei ha detto che Tavano ha trovato il gol della domenica. Tavano è il capo cannoniere della Serie C girone B, C2 girone B, quindi non è uno sprovveduto, ha realizzato un gran gol, ne ha fatto un altro, ha sfiorato il terzo gol. Quindi a mio avviso andava contenuto in modo con raddoppi più eclatanti, cosa che non ho visto. Poi un'altra cosa che mi è parso di vedere quindi nell'analizzare questo match a freddo, la sostituzione di Pestrin. Ecco, credo che, non voglio sostituirmi a lei, però fino a quel momento, quindi lei ha tolto Pestrin per circa 20 minuti, che il cambio c'è stato al 73esimo, quindi una ventina di minuti, secondo me era il migliore fino a quel punto, dal punto di vista della quantità e qualità di gioco. Io avrei sostituito proprio Federico, che dopo aver sbagliato un paio di gol era da sostituire perché psicologicamente non c'era più. E quindi, ecco, se fossero fatte mosse di altro genere, può darsi che si poteva agguantare anche il pari. Allora, non ti rispondo subito. Pestrini non è uscito perché stava giocando male, ma è uscito perché era ormai arrivato la frutta, era arrivato un momento in cui non riusciva più a essere lucido o perde lucidità, oltretutto lui in difesa, essendo un giocatore importante per noi, sul 2-0, oltretutto, sul 2-0, ragazzo che poi va in difficoltà anche a livello psicologico, magari comincia a fare dei falli che non dovrebbe, e poi soprattutto ormai aveva poca lucidità, e ho spostato Giulodori, che tra l'altro Giulodori ha fatto il gol giocando a centrocampista, anche perché Marco aveva ancora da spendere. Chiaramente lì era io il problema di quella partita lì, che non avevo centrocampisti centrali da utilizzare, e sapevo che potevamo andare in difficoltà, perché quando si giocano due partite nell'arco di 3 giorni, quello che può essere, diciamo, la lacuna più evidente è la mancanza di lucidità, di corsa, di freschezza atletica, perché magari in qualche giocatore può subentrare dopo il secondo tempo, quando se devi alzare il ritmo non riesci più a farlo. Allora non avevamo centrocampisti in panchina, visto che Marco aveva ancora da spendere, ci ho spostato lui, che tra l'altro lui è stato anche risolutivo perché è stato bravissimo a centrare il gol. Per quanto riguarda la marcatura di Davano, è una critica giusta, perché noi giochiamo a zona e cerchiamo di prendere il giocatore, sempre metterlo a pressione e magari marcarlo quando lui riceve palla. L'unica cosa che era il primo gol, se lo rivedete, lì c'è stato un appropriarsi del pallone in maniera abbastanza casuale, e lui ha tirato subito e messo lì. Ma noi avevamo la palla noi su un fallo laterale, abbiamo perso palla su un fallo laterale, non è che si può marcare gli avversari. Noi avevamo la palla noi, se l'avessero avuto loro. Però nel momento in cui lui ha ricevuto la palla, ha avuto il tempo di destreggiarsi, guardare, mirare l'angolino giusto e a fare quello che lui poi abbiamo visto. Mancarsi, però la palla l'avevamo noi. Cioè, se la palla l'avesse avuta la Rondinella, era giusto marcare Davano, perché non si può lasciare smarcare uno come lui e limitare il rigore. Però se la palla ce l'abbiamo noi, poi si sbaglia magari un controllo del pallone e la palla finisce a questo numero 10, è chiaro che in quel momento riesce a stare smarcato. Nei tempi di gioco che a volte, quando si ha la palla, non si riescono a prevedere. Bene, prendiamo l'ultima telefonata, poi altri 5 minuti di trasmissione. Stasera purtroppo ce ne dispiace perché c'è Castori, ma ci sono queste trasmissioni
spazi elettorali autogestiti, quindi ci sono i tempi da rispettare. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Avevo un messaggio per i lancianesi. Lei chi è, scusi? Il Battocchi niente, vai, forza, grande cuore. Beh, vabbè, queste sono chiamate che magari possiamo evitare. Allora, parliamo di Teramo Lanciano adesso, Pietro, perché 5 minuti ci mancano al termine della trasmissione, non abbiamo ancora parlato del prossimo turno che potrebbe decidere molto delle sorti di questo campionato. Mister, domenica bisogna avere un apporto di pubblico, un sostegno non indifferente, perché il Teramo, la Rognirella era una squadra che non aveva motivazioni sulla carta, il Teramo anzi ne ha di più, quindi bisogna... Ma l'avversario comunque non regala mai nulla, che si chiami Teramo o Rondinella non regala mai nulla, quindi questo è un concetto per noi assodato e scontato, quindi bene parlare soprattutto di noi e come affrontare questa gara, perché che gli avversari vadano in campo con gli stessi nostri intenti, questa è una cosa ormai assodata. Teramo è una squadra di un organico molto importante, oserei dire forte, giocatori di una certa esperienza, in un campo in cui magari ecco, si presta anche alla battaglia, perché il campo con un pubblico vicino sarà sicuramente un bellissimo spettacolo. Noi dobbiamo, ormai non abbiamo più niente da difendere, niente da perdere, dobbiamo cercare di ricavare il massimo questa partita, non ci possiamo accontentare noi. Quindi vogliamo giocarci questa partita per cercare di mantenere alte le speranze sino all'ultimo, fino a che la matematica non ci avrà condannato. È normale che scenderemo in campo per ottenere i 3 punti, perché da questo momento in poi non è che possiamo fare nessun tipo di calcolo, come abbiamo detto prima, matematicamente siamo già nei playoff e adesso proviamo a vedere se il campionato ci restituisce una speranza di poter arrivare primi. Partita difficile, avversario forte sulla carta ma anche in campo con giocatori di esperienza, però la partita noi ce la vogliamo giocare con grandissima convinzione e con la determinazione che Lanciano è solito mettere in campo. Tra i tanti assenti se ne aggiunge anche un altro, Margheriti, ma ci sarà qualche rientro? Sì, no, recupera proprio Sorrentino, quindi nel centrocampo abbiamo un elemento in più che è importante, ormai il centrocampo di qualità, è importante avere dei centrocampisti che sappiano anche ragionare, perdiamo Margheriti però recuperiamo Sorrentino. Non so se riusciremo a recuperare ancora Furlanetto, perché il dolore dell'infortunio di Macià non l'ha ancora smaltito, speriamo di sì, almeno anche per la panchina, per averlo un po' magari in condizione migliore in caso dovesse servire. Però abbiamo già recuperato Amadio, che ormai è sulla via del recupero, anche un po' di partita riesce a farla anche lui, quindi diciamo ecco, guardiamo con ottimismo al futuro, pur con la consapevolezza di essere comunque... non al 100%, ma in grado di giocarci le nostre chance. Bene, ringraziamo il mister Castori. Ultimi interventi per Pietro e Mario. I tifosi vengono in massa a Teramo, circa 500-600, forse anche di più, tifosi rossoneri. L'Angsa organizza un pullman, anche altri club organizzano dei pullman. È la partita più importante forse di questo campionato, perché lì se il Lanciano vince a Teramo, anche approfittando che il Rimini gioca col Prato. Il Prato in settimana aveva giocato la partita d'andata di Coppa Italia con Lumezzana, aveva vinto 2-1. Non so, anche il Prato è una squadra molto forte che si giocherà la sua partita a Rimini, anche perché a pari punti col Teramo e il Castelnuovo e le altre squadre che ingombono dietro, il Castelnuovo a questo punto ha Faenza come le altre partite, possono avvicinarsi al Teramo e Prato. Se il Teramo si impegna con il Lanciano deve giocarsi, l'unico risultato per Lanciano è la vittoria assolutamente, perché deve sperare che il Rimini col Prato possa... non vince, pareggiare, ecco, fare mezzo passo falso, anche un mezzo passo falso è importante, perché arriveranno, poi c'è il Chieti che incontra il Gualdo, il Prato gioca la sua partita, il Lanciano deve dare il massimo a Teramo, deve cercare di vincere, adesso non si va più per giocarsi, per pareggiare o per giocare così, viva il Palago, ma si deve andare a giocare per vincere la partita, anche perché con 3 partite, con 3 vittorie, possiamo inserirci, anche perché il Rimini deve giocare a Viareggio, il Viareggio la settimana dopo ha bisogno di salvarsi, lotta per evitare i play-out oppure per salvarsi, e a questo punto bisogna crederci, noi ci crediamo ancora di più, i tifosi ci credono, e il Lanciano deve speriamo che il mister Castori con il suo gruppo, con la sua squadra possa tornare al Lanciano con i 3 punti, ecco.
Bene, grazie anche a Pietro. Mario, purtroppo stasera avete avuto poco spazio, ci sono anche questi tempi che non ce lo consentono, ci riprenderemo la prossima volta. Una battuta volevo farlo al mister, se era possibile. Sì. Ecco, Malavolta, il presidente Malavolta disse nel dopopartita dell'andata, quando voi vinceste 2-1 con una grossa prestazione, Malavolta disse che sicuramente sarebbe arrivato prima del Lanciano alla fine. Questo, stando ai numeri, sarà difficile, però ecco, io sicuramente raccomanderei al tecnico lancianese di curare molto Mirtai, perché è sicuramente uno da tenere d'occhio, segnò anche qui sul rigore, però sicuramente ce la metterà tutto per vincere la partita il Teramo, anche il migliore comunque. Sì, lasciamo le ultime battute per mister Castori e poi chiudiamo la parte calcistica della trasmissione. No, io ringrazio dell'invito che mi avete fatto e per quello che ci riguarda posso garantire che noi daremo il massimo sino alla fine e le somme le diremo quando la matematica avrà dato il suo responso, non prima. Bene, grazie a Fabrizio Castori, a Pietro Giancristofaro e a Mario Flacco, speriamo di riaverli con argomenti migliori, con il Lanciano vincitore del campionato, ce lo auguriamo tutti. E adesso noi parleremo di pallavolo con il nostro ospite, a tra poco. Bene, siamo rientrati in studio, la parte relativa alla pallavolo, venerdì volley, stasera in studio il direttore sportivo della CETI Ascolavita BLS Lanciano, Giuseppe Mastrocola. Buonasera. Con lui parleremo del turno scorso, del derby vinto con il Giulianova e poi del prossimo turno di campionato. E andiamo con la grafica a vedere cosa è successo nel 24esimo turno di campionato, in B1 femminile, girone C. Buffetti Business Roma, Valcetec Ancona 3-2, Volleyball Aversa, Gruppo Silanzio 3-2, Sirio Rasimelli Coletti, Corplast Corridonia 0-3, Marche Metalsomaci Castelfidardo, Pallavolo Caserta 3-0, Frascati ATS Roma Team Volley 0-3, Monterotondo Volley, Idrogest Trevi 3-2, CETI Ascolavita BLS Lanciano, Pallavolo Giulianova 3-0. La nuova classifica, Corplast Corridonia 57, Marche Metalsomaci 53, CETI Ascolavita, Valcetec Ancona 47, Buffetti Business Roma 45, ATS Roma Team Volley 43, Frascati e Idrogest Trevi 38, Gruppo Silanzio 37, Pallavolo Giulianova 35, Sirio Rasimelli Coletti Perugia 22, Volleyball Aversa 16, Monterotondo Volley 15 e Pallavolo Caserta 11 punti. Vediamo il prossimo turno, 12esima giornata di ritorno, Polisportiva Anzio, Buffetti Business Roma, sarebbe il Casal dei Pazzi, Corplast Corridonia, Valcetec Ancona, Pallavolo Giulianova, Sirio Rasimelli Coletti Perugia, Marche Metalsomaci Castelfidardo, CETI Ascolavita BLS Lanciano, Pallavolo Caserta Frascati, ATS Roma Team Volley Pro Juventute Monterotondo e Idrogest Trevi Volleyball Aversa. Allora, andiamo ad analizzare questo turno scorso di campionato. Dopo una serie non brillante di risultati, numerose sconfitte consecutive, finalmente è tornato il sereno in casa Cetea, su un 3-0 che cambia un po' le vostre ambizioni, le ripropone in maniera spregiudicata per questa terza posizione, ultima utile per l'accesso poi alla fase post-campionato. Sì, dopo venivamo da 4 sconfitte consecutive, quindi c'era timore tra di noi, perché era comunque un derby la partita con Giulianova, e venire da 4 sconfitte comunque c'era da aver timore, però la partita si è messa subito bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema e siamo stati anche fortunati che l'altra squadra che lotta per il terzo posto, l'Ancona, ha perso fuori casa. E abbiamo recuperato 2 punti importantissimi per questo terzo posto finale, che ce la giochiamo in questi 2 ultimi turni. Sarà difficile, però ci dobbiamo provare. Cioè, domani abbiamo un incontro difficilissimo a Castelfidardo, però anche loro giocano con la prima in classifica a Corridonia. E poi avremo le ultime 2 partite in casa, entrambe, e a quel punto vedremo chi ce la farà. Si deciderà tutto. Sì. Quali sono i punti di forza di questo Ancona che temete? Ma l'Ancona è una squadra molto molto giovane, molto molto compatta, e la forza è proprio questo, il gruppo. Non hanno grosse individualità, ma hanno un gruppo buonissimo.
Ci sono stati dei risultati un po' sorprendenti, tipo questa della Valcetec, ma comunque ha perso contro una... soprattutto questo a questo punto, perché ormai la classifica si è delineata e non ci sono più grosse novità, insomma. C'è, comunque vedo dai risultati Volleyball Averse che vince al tie break con il Silanzio, ma sono incontri di bassa classifica. Sono incontri di bassa classifica e comunque sia c'è a questa parte del campionato, potrebbe esserci qualche rilassamento in più. Dopo un anno di campionato siamo agli sgoccioli, è possibile. Volendo dare una percentuale alle vostre ambizioni di playoff. Ma diamo 50-50 noi all'Ancona. Per la situazione infortuni, come si A questo adesso? Punto la squadra sta messa bene, tranne la classica Tatarisano, che purtroppo è ancora... Speriamo di recuperarla se ci andiamo per i play-off. E vediamo un po' di analizzare questo turno, soprattutto la vostra gara, ma anche delle altre pretendenti. Che cosa avete appreso dalle ultime notizie per il vostro avversario? Il Marche Metal Somagis, che per lunghi tratti anche... ha avuto delle infortuni, no, adesso sono sulla via del recupero e la squadra penso sarà al completo. Korplast che riceve, come dicevi tu, il Valcetec. Anche loro, io penso che comunque saranno due partite giocate al massimo da entrambe le squadre. Bisogna guardarsi soltanto dall'Ancona oppure è possibile un reinserimento? A questo punto dobbiamo guardare solo l'Ancona perché non possiamo assolutamente guardarci indietro, insomma, ecco. Sì, c'è il Casal dei Pazzi a due punti, ma non possiamo assolutamente preoccuparci. Bene, così come abbiamo fatto per il calcio, anche per la pallavolo siamo costretti a ridurre di qualche minuto i tempi, gli spazi elettorali e soprattutto il TG è imminente. Ringraziamo il nostro ospite, il direttore sportivo Giuseppe Mastrocola della CETA Scolavita BLS Lanciano. Con lo sport ci rivedremo domenica prossima alle 21 con E-Gol, lunedì calcio dintorni, venerdì ancora anteprima sport. Grazie ancora, buona serata.